that's all I needed to know. Yesterday's clothes, now was good to go. Mi fa piacere oggi qui dirlo, non per piaggeria, ma perché credo che dia l'idea, come abbiamo detto all'inizio, di qual è il senso di Campus Amarotto dentro a una scelta di tenere insieme dei filoni importanti di riflessione e di pensiero nel nostro paese, dal riformismo socialista, la tradizione cattolico democratica, e dice chiaramente lo statuto che viene del Partito Democratico, l'orizzonte politico di impegno. Samarotto, come ha detto prima Daniele, rappresenta che cosa? Un luogo dove si vuole in qualche modo ricominciare a dare l'opportunità per acquisire la passione civile. Caro Beppe, tu hai l'onore di presiedere questa tavola rotonda. Volevamo sapere come ti approccerai a questo nuovo compito, secondo lo stile adottato per 10 anni in cui sei stato segretario della CISL, oppure quello con il quale da qualche mese presiedi la quinta commissione di regione. Giusto per sapere se decidi tutto tu e noi stiamo zitti, oppure se ci dovremmo mettere con te dietro la lavagna mentre Rani ci spiega come nascono i bambini. Tu sei segretario regionale PD, avrai seguito in conseguenza con particolare interesse, magari a pensione, il Bang di Renzi alla Leopolda. Il Big Bang hai detto? Il Big Bang. Vorremmo sottoporti una riflessione scaturita ed esposta su un autorevole blog italiano. Bersani avrebbe criticato Renzi dicendo che ha idee anni 80. Credi che il partito sia pronto per un simile balzo in avanti? Sappiamo che Renzi da giovane ha partecipato alla lotta della fortuna, proprio però non riusciamo a ricordare in quale anno hai vinto Miss Italia. Dicevamo, sei diventato presidente dei Lanci sfidando alle primarie per il candidato sostenuto da D'Alema. Ti piace essere facile? Diciamo che la storia nasce da, se ho esaurito il tempo, la storia nasce da sostanzialmente dall'impegno con alcuni amici, e allora siccome ho ancora un minuto vorrei dire che questa storia dell'impegno con alcuni amici io lo ritengo una parte fondamentale, e se volete vi dico anche che questa cosa ha una radice antica. Volete sentire una radice antica? Perché Platone dice esattamente questa cosa, che le condizioni per cui vi è democrazia e capacità di rinnovare la propria comunità dipendono sostanzialmente da due fattori. Il primo è che vi sia il filoi, cioè l'amicizia tra le persone. Quando le persone sono amiche, cioè si fidano l'una dell'altra e sanno di poter contare l'una sull'altra, si crea un gruppo e questo gruppo diventa il motore del cambiamento. Questa è la prima condizione. La seconda condizione è che vi siano le occasioni propizie, le kairoi, dice Platone, cioè che vi sia la possibilità di avere un'occasione. E io credo che nella storia mia politica io ho avuto anche questa cosa, cioè ho avuto sempre intorno un gruppo di amici che hanno creduto in questa cosa, poi Beppe può raccontare di come nasce la mia candidatura alle regionali, di come ero voglioso di fare questa cosa, ed ero Beppe col cucciolone, nel senso che io ero rifugiato dentro una specie di cucciolone di pelo dei miei figli. Una sera che sono venuti a cercare di convincermi, ogni volta che mi parlavano andavo sempre più sotto, più dentro, e mi rifiutavo della cosa. E da allora è tutta colpa del cucciolone. Quindi è stata una. Quindi c'è bisogno degli amici e delle occasioni. Secondo me le occasioni sono dovute al fatto anche di una classe dirigente che non è in grado di interpretare al meglio, allora anche gli outsider possono avere delle occasioni. C'era questo riferimento a valori comuni, perché la vera differenza rispetto ad oggi, cioè a chi per fortuna ieri se n'è andato, era che quei partiti, quelle culture politiche lì, avevano scritto insieme la Costituzione, avevano costruito la Repubblica, avevano costruito le condizioni di democrazia, di libertà, di pace, e io penso che noi dovremmo provare, spero che nella costruzione, perché adesso per noi sia uno spazio straordinario, che è molto difficile, ma anche molto, molto bello dal punto di vista di poter costruire finalmente un paese normale. A partire, ad esempio, dalle condizioni di creare un sistema politico nel quale sia rispetto reciproco, dalle persone, dalle avversarie. Io sono cresciuto in quel clima lì, in quella cultura lì, nella quale
io poi giocavo più a calcio che a far politica, ero scritto alla Federazione Giovanile Comunista, insomma. L'impegno politico l'ho iniziato con la nascita della sinistra giovanile. Io ricordo che gli anni in cui ci fu Tiananmen, per 15 giorni noi tutte le mattine ci alzavamo alle 6, andare a fare, per facevamo un volantino col ciclostile, poi andare davanti a tutte le scuole di moda a distribuire contro il regime comunista cinese. Erano anni di grande cambiamento, è stata anche una grande occasione poterli fare, perché sentivi che cambiava il mondo, il crollo del muro di Berlino, Tangentopoli che cambiò, ahimè, anche lo scenario della politica italiana. Insomma, sono stati anni molto belli. Io ho iniziato a fare politica attraverso i movimenti per la pace, in quegli anni, cioè nel senso che la condivisione, la partecipazione a esperienze collettive è avvenuta più per quello che per solo la militanza nel partito. Classe dirigente che guida un partito dovrebbe essere in grado di scegliere gli strumenti e anche a volte prendere decisioni con assunzione di responsabilità. Non ho mai creduto che solo l'affidamento al popolo sovrano che riesca a selezionare in sé meglio si percepisce dalla classe dirigente. Lo dico perché noi in alcune occasioni abbiamo avuto primarie che non hanno selezionato i migliori, in altre occasioni si sono fatte scelte senza primarie e abbiamo trovato candidati straordinari. Vi faccio un esempio: morì durante la campagna elettorale di Torino qualche anno fa il candidato che stava facendo la campagna elettorale per un infarto, si chiamò Chiamparini in fretta e furia a candidarsi alla sindaco di Torino quando nessuno pensava dovesse essere lui, anzi ci furono polemiche pesantissime dentro allora Democratici di Sinistra perché Chiamparini era un funzionario di partito, è diventato uno dei sindaci ricordati come i migliori sindaci d'Italia. Quindi vorrei uscire dall'idea che soltanto affidarsi al giudizio degli elettori dal punto di vista della scelta di una selezione della classe dirigente sia in sé il toccasana che risolve tutto. Certo è che noi abbiamo avuto un problema in questo paese di un ricambio troppo lento della classe dirigente, delle classi dirigenti. C'è bisogno, secondo me, di un cambio e anche un generazionale nel caso di genere. Se lo inizia a fare la politica è meglio. Io penso che per quanto riguarda però il Partito Democratico noi abbiamo fatto bene a introdurre lo strumento delle primarie sia nella selezione dei segretari sia in quella dei candidati, diciamo così, mediamente, quando si vuole utilizzare quello strumento, per un motivo. Primo, perché nel distacco tra cittadini e politica era utile in quel momento storico, in questo momento storico, recuperare un gap che fosse quello, non l'idea che decidono quattro chiusi in una stanza, anche decidessero per il meglio, ma riconsegnarsi al giudizio, diciamo così, degli elettori o degli iscritti, eccetera. Dall'altra parte abbiamo fatto bene anche perché peraltro siamo un po' gli unici a farlo. Io non ho colleghi, diciamo, omologhi segretari regionali di altri partiti che siano stati eletti come è stato per me con le primarie. Le primarie hanno un grande senso però se il clima che costruisce entra, cioè se, come capitò a me quando ho fatto le primarie per la selezione segretaria regionale, io, Marian Giabasco e Casadei dicevo un minuto prima di andare all'inizio della campagna elettorale che chiunque avesse, non avesse vinto, il giorno dopo avrebbe dato una mano a chi avrebbe vinto, dando l'idea che il problema non era il nostro destino personale, era consegnare a voi la scelta rispetto a chi pensavate potesse essere in grado di farlo. E dall'altra parte però in un'idea che c'era un partito che stava unito, perché il problema del PD in questi tre anni molto spesso è stato quello di dare la sensazione, molte volte era la realtà, che c'era più una battaglia, una disputa tra le persone. No, io però penso che in questa domanda ci sia un elemento di valore più profondo del qual è il miglior strumento da utilizzare, perché le primarie, le consultazioni sono tutti strumenti. Il Partito Democratico e gli altri partiti si stanno veramente ponendo il problema del se vogliono essere ancora uno spazio rappresentativo che seleziona al meglio. Cioè l'obiettivo che noi abbiamo è veramente avere la migliore espressione di noi o rispondiamo ad altre logiche, ad altri criteri? Lo dico con grande trasparenza, tra l'altro
Insomma, Stefano oggi è quello più esposto nel ragionamento sui partiti, ma insomma, l'amicizia gli consente di fare riflessioni in grande franchezza. Non è solo un problema che con le primarie siamo sicuri che ci becchiamo i migliori. A me è capitato che anche nella composizione di alcune giunte, in comuni del Modenese, di fronte a due possibilità, di due persone che potevano entrambe ricoprire un ruolo per competenze e per capacità, si scegliesse quello casomai che era funzionario del partito, perché questo portava un beneficio economico al partito, non dobbiamo più pagare uno stipendio. Lo dico con la difficoltà di superare una fase di partiti molto pesanti, che funzionavano anche molto bene sul piano organizzativo, ad una capacità di liberare le migliori energie, i migliori talenti, che non solo lo fai con le primarie, perché anche nella legge elettorale per il Consiglio regionale, in cui potete dare le preferenze, e si è visto il tasso di cambiamento che è avvenuto in Consiglio regionale, molte persone uscenti non sono rientrate, proprio a fronte della decisione degli elettori, ma qualcuno le liste le deve fare, e non è che ci sono 60 nomi, ce ne sono 6, 5, 4, quella selezione lì, da quali criteri, da quale logica è governata? Perché i partiti stanno sentendo il fatto che messa a dura prova proprio l'elemento della loro rappresentatività, cioè nel mondo è in atto una discussione seria che non è solo gli indignados in piazza, ma è una modalità diversa di concepire come si rappresentano le persone, cioè il rapporto tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa, o meglio, una democrazia, un confronto tra parte sociale per il bene della polis, cioè la politica si fa tra attori rappresentativi, e quindi partiti, di categoria e sindacato, è una democrazia in cui dice no, Matteo Richetti si rappresenta da solo, perché non c'è nessuno in grado di rappresentarmi. Quando scatta l'affermazione nessuno è in grado di rappresentarmi, vuol dire che non c'è più strumento che ci salvi dalla selezione di una buona classe dirigente, perché quello spazio lì non è più quello che mi rappresenta. Se i partiti, e io ritengo che questa cosa debba essere fatta per il ruolo che riconosco ai partiti, ai soggetti rappresentativi della società, vogliono mettersi in salvo, devono tornare ad essere profondamente rappresentativi. Non so se ho fatto confusione, ma il punto è proprio qui. Voi ieri sera avete visto questo filmato A furore di popolo. Se ci avete fatto caso, i grandi pensatori dietro a Beppe Grillo teorizzano quel sistema denominato Gaia, in cui ognuno vota direttamente, in cui non c'è più nessuno spazio e più necessità di intermediazione della rappresentanza. Se passa questo, noi possiamo fare le primarie, adesso sto utilizzando queste immagini perché ci capiamo, possiamo utilizzare tutti gli strumenti che volete, ma non c'è più la capacità di recepire il ruolo di chi deve rappresentare e quindi selezionare meglio. Allora, sugli strumenti io condivido le cose che ha detto Stefano, devo anche dire che in Emilia Romagna questa battaglia la si sta facendo in maniera anche molto esplicita, e penso che stia costando anche a Stefano in termini di relazione interna al partito il fatto che vogliamo giocarci nella maniera più aperta possibile. Ma c'è una domanda molto più profonda alla quale i partiti nel loro ripensarsi devono rispondere, che è proprio quella che vi ponevo prima. To help her to now every day I wonder. Intanto appunto credo che sia normale e giusto che uno si senta più a suo agio dentro un'associazione più che dentro un partito, perché nell'associazione tu hai la possibilità normalmente di fare un'esperienza, cioè uno degli elementi fondamentali, credo, anche della vostra cosa qui di Campo San Marotto, è che voi fate un'esperienza comunque, cioè vi prendete su, fate una cosa insieme, discutete insieme, quindi vi mettete in gioco e vi sentite uno con l'altro chiamati a dire delle cose o a riflettere su delle cose, quindi fare l'esperienza, avere un'esperienza è la chiave, diciamo così, per sentirsi importanti, no? Questo tema della mancanza di come una nostra società stia andando verso la espropriazione della parola esperienza, cioè dell'azione concreta, bisognerebbe leggere con grande attenzione, secondo me, specialmente la vostra generazione, dovrebbe leggere con grande attenzione Pasolini, perché Pasolini vede la trasformazione della società italiana, diciamo così, la prima industrializzazione, e la vede con la prevedendo già quello che sarebbe successo 50-60 anni dopo. Quindi il tema dell'esperienza è centrale. La cosa che i partiti non capiscono, secondo me,
è che le persone, il tema generazionale, porre il tema generazionale è perché bisogna fare un'esperienza, cioè bisogna che qualcuno ti dica tu sei importante. Nella mia professione, per esempio, questo elemento io lo rappresento sempre con, quando discuto di politica, rappresento sempre questo esempio che riguarda la mia professione. Un bravissimo chirurgo, no? È un bravissimo chirurgo, ma se opera sempre lui, i suoi assistenti terranno sempre in mano i divaricatori, cioè avranno sempre, faranno pulizia finale, daranno i punti alla fine, ma l'operazione non la fanno mai. E se a questo chirurgo a un certo momento non è più capace perché gli viene l'Alzheimer o comincia a tremare, avere la mano tremante, questi ragazzi non sono pronti per, va bene? Quindi il tema è che bisogna far cimentare i giovani, questo bisogna capirlo, perché io ho avuto modo di discutere con alcuni anche grandi leader, appunto, Veltroni, D'Alema in questi mesi, ma la cosa che tu percepisci è che loro si sentono i grandi chirurghi e che tu non puoi mettere le mani sul corpo del malato, perché loro dicono non sei abbastanza esperto, dimenticando che qualcuno che era molto più bravo di loro, Togliatti, Berlinguer, Moro, Zaccagnini, ha permesso a dei giovani di mettere le mani sul malato. Ma questa è una cosa classicamente latina, perché nel mondo anglosassone, perché in Inghilterra è facile il cambio generazionale? Perché in Inghilterra e negli Stati Uniti che un uomo di 40 anni sia a capo di una grande azienda o sia un grande politico nazionale non è un fatto, come dire, strano, e che possa anche sbagliare non è un fatto strano. Quindi noi siamo in un qualche modo, i partiti sono così poco appetibili, io credo, ma è un contributo filosofico, perché non c'è questa non si percepisce dentro i partiti questa volontà di valorizzare le persone, di lasciarle fare le loro esperienze e anche di rischiare, cioè di buttarle nella mischia. C'è sempre qualcuno che la sa più lunga di te, no? Io tantissime volte quando parlo con Pierluigi, che è un amico con cui ho un'esperienza di amicizia e di Castagnetti e di comunanza di idee su moltissime cose, mi rendo conto che la loro generazione politica, la generazione politica quando sta troppo tempo a Roma, ha questa sensazione che tu non capisca mai abbastanza quello che sta succedendo, mi spiego? Questa sensazione se la diamo anche noi, cioè la generazione dei cinquantenni, poi la generazione dei quarantenni, perché non è un fatto generazionale, è un fatto di testa, io credo che questo sia il motivo per cui vi allontaniamo dall'esperienza dei partiti, dove invece la passione, l'entusiasmo, la volontà di cimentarsi dovrebbe essere la regola, insomma, no? Però ci vogliono poi degli argomenti, cioè su che cosa li ingaggio questi giovani? Non posso ingaggiarli, certamente la festa dei giovani è importante perché li ingaggi nella creazione di uno spazio di condivisione e di idee, eccetera, eccetera. Organizzare la festa crea sicuramente gruppo, però poi ho bisogno anche di grandi battaglie, ho bisogno della battaglia sulla cittadinanza, ho bisogno della battaglia l'ambiente, contro l'inceneritore, ho bisogno di battaglie concrete in cui queste persone, e quindi ho bisogno di scegliere, cioè ho bisogno di non essere ambiguo come partito, ho bisogno di scegliere, devo dirti cosa voglio e dove secondo me la tua esperienza mi aiuta a realizzare e a vincere quella battaglia. Se non scegli, quindi non dai nemmeno un'occasione di esperienza. E quindi questo è il punto, è proprio la grande difficoltà a costruire un pensiero nuovo, dove dentro c'è la visione della comunità, non solo il singolo dettaglio del lavoro, della previdenza, del fisco, ma un pensiero nuovo, e questo pensiero non costruito tra di noi, ma costruito con un grande spazio di partecipazione. Guardate, prima si ragionava dei social network, dei social media, ma guardate che li stiamo tutti usando assolutamente male, perché li usiamo come strumenti di comunicazione, non come strumenti di relazione, e sono due cose profondamente diverse. Se io ho 5.000 fan, se noi stiamo sostituendo i pacchetti di tessere agli amici e i fan delle pagine, no, io no, se Nicky vede, no scusa, 500.000, io ne ho anche meno, ne ho 500, quindi sono scarso, ma se io ho 500.000 fan, ho il mio amico Matteo Renzi, ne ha 100.000, ma usa quello strumento lì senza rispondere ad un commento,
è uno strumento ancora utilizzato in maniera verticale, cioè per affermare delle cose, che è un fatto importante, cioè è anche tecnicamente una bacheca in cui io dico e affermo. Sotto la mia affermazione ci sono 400 persone che dicono qualcosa, ma io non intervengo più, io non interagisco più. La grande critica che ci fanno i movimenti globali, anche su questi strumenti, è proprio, ma lì non c'è una dinamica orizzontale, c'è una dinamica profondamente verticale. Allora, ammoderniamo gli strumenti, ma invecchiamo la relazione, perché non sostituisce la discussione dentro la sede del partito, non sostituisce l'ufficio del parlamentare, oggi nemmeno eletto con la preferenza, ma cooptato, che almeno aveva un punto fisico di ascolto e di relazione. Se non c'è più il punto fisico, ma c'è la rete, va bene, ma quella rete deve essere un elemento orizzontale, non verticale. Tutte queste robe qua, soprattutto in una stagione in cui nulla rimane, io dico per fortuna, insomma, nascosto sotto il tappeto, è una roba che fa sentire profondamente presa in giro, che allontana moltissimo. Io ho avuto una polemica con i nostri parlamentari quando, solo un anno fa, nel pieno della crisi, alcuni di loro hanno presentato in Parlamento un progetto di legge per raddoppiare sostanzialmente il finanziamento pubblico ai partiti attraverso le strumenti della Fondazione. Si è scatenato un dibattito, perché questi strumenti sono strumenti dei quali non si sfugge. E io penso anche che, siccome era il 2010, non era il 2001, ed eravamo assolutamente già dentrissimo al momento della crisi, della difficoltà, quella cosa non ha aiutato a far comprendere una politica sui problemi, capace di incidere, di cambiare il momento storico. Mi permette di avere un atteggiamento critico, anche perché riconosco il Partito Democratico l'unico spazio ancora definibile come partito. È l'unico spazio, secondo me, ancora definibile come partito in questo Paese. I fatti di queste ore, in cui uno risponde ma da noi decide Bossi, in cui un altro non ha nessuna capacità di compartecipare alla decisione. Lo dico ponendo un elemento critico, ma anche sottolineando, e do la parola a Stefano, il grande problema che prima ancora che di strumenti, di spazi, è un problema di pensiero, ed è un problema di pensiero che sta attraversando l'umanità e che non devono rispondere e risolvere solo i partiti. Quando Dossetti Junior, in quella bella riflessione che tu mi hai passato, dice manca una riflessione evangelica sulla crisi, ci dice che nemmeno la Chiesa su un tema drammatico come le trasformazioni che riguardano l'uomo e la sua condizione, al di là dell'enciclica, che è un'enciclica che pone temi diversi, non ha sviluppato una riflessione evangelica, cioè come il Vangelo ci dice di interpretare questa condizione storica. Evidente che è una roba un pochino grossa. La via però è proprio quella del portare nella politica l'esperienza. Perché facevo riferimento all'assistenza ai disabili, non per omaggiare la Francia, ma perché alla fine noi siamo stati incisivi, adesso qui parlo un po' per me, quando abbiamo portato noi stessi nella politica, prima ancora che il nostro percorso di studio, di crescita, noi stessi nella politica. Io non ho mai creduto all'idea di un PD che nasceva post-identitario, perché la crisi delle ideologie ha portato un problema da questa parte del mondo. Peraltro attenti che i partiti in Italia in particolare nel dopoguerra nascono creando associazioni, dallo sport alla cultura al tempo libero, che erano sostanzialmente, se non emanazione dei partiti, direttamente collegate con i partiti. Tant'è che io nell'impegno volontario con i miei genitori c'era l'ARCI, c'era per chi era iscritto al sindacato la CGL, c'era l'associazione, la WISP per lo sport, così era sul mondo cattolico di converso tutte le altre associazioni grandi, nazionali, che hanno avuto un ruolo fondamentale. Ora, per me i partiti oggi non possono più essere o dare l'idea di essere totalizzanti nell'impegno individuale delle persone nel loro tempo libero, direttamente ai partiti o nelle associazioni collaterali, chiamiamole così. E penso che ad esempio sui referendum il PD è più attrattivo, secondo me, se invece che essere lui che conduce tutto, fa quello che fa una grande forza popolare. C'è un movimento che cresce attorno a un obiettivo, peraltro trasversale, perché ho miei amici di destra che sono andati a votare per mantenere l'acqua pubblica o dire no alle centrali nucleari. E loro ci sono andati anche perché tutto sommato non si sentivano imbragati col cappello del PD o di un altro partito sopra la testa, altrimenti non ci sarebbero andati. È una battaglia parziale quella,
E io penso che invece un grande partito popolare, se condivide gli obiettivi, ci mette tutta la sua forza organizzativa. Lo dico perché noi molto spesso, anche dalla stampa, siamo rappresentati peggio di quello che siamo. In questa regione abbiamo fatto 1000 iniziative a sostegno dei referendum, 500.000 volantini Debian distribuiti. Abbiamo avuto qualche incertezza? Sì. Perché a volte quel tasso ancora oggi un po' troppo di camicia di forza, di discussione dei gruppi dirigenti, a volte ti permette di essere un po' meno libero, non libero di dire quel che ti pare, se sei classe dirigente, ma di poter anche scommettere un po' di più e avere meno timore se perdi o guadagni l'1-2%. Io però dico a un ragazzo oggi, ed è qui l'attrattività che noi potremo recuperare, ho incontrato dei ragazzi di 20 anni qualche settimana fa che facevano parte di uno dei comitati per la difesa della cultura. Mi dicevano, ah ma voi però adesso cosa fate le amministrazioni? Gli raccontavo, sì ma guardate che Nichi Vendola ha dovuto immediatamente, il giorno dopo il referendum, dire che non può essere contrario alla remunerazione del 7% del capitale, perché in Puglia, dove hanno alcune decine di miliardi di debito rispetto alle reti, se voglio fare investimenti per cui le reti non disperdano come oggi il 70% dell'acqua potabile, bisogna che facciano investimenti di cui hanno bisogno un po' di quei soldi, anche magari dell'intervento di privati, se c'è la guida pubblica, maggioranza pubblica. Ma soprattutto gli ho detto, scusa, hai 20 anni, hai fatto una grande battaglia, sei contento? Sì. La politica può essere utile? Ma forse. Però siamo stati utili tutti insieme a vincerla? Sì. Ma può essere che però finisce per te la battaglia che domattina vinta quella? No, tu devi avere un obiettivo in più come avevo io quando avevo 15-16 anni. Cioè io ho iniziato a fare politica perché pensavo di poter cambiare il mondo. Allora oggi, e finisco, Matteo ha detto una cosa giusta. O noi ridiamo l'idea che abbiamo un progetto, una dimensione, per cui se non cambieremo più il mondo, almeno miglioriamo la società in cui viviamo, altrimenti per quale motivo uno deve impegnarsi nel PD? Perché abbiamo messo insieme DS Margherita e ben poca roba, eh? Io penso noi dobbiamo dare l'idea che vogliamo rendere questa società più giusta, ridare valore al lavoro, all'impresa e non al denaro che produce denaro, perché la sconfitta di questi 30 anni, ecco dove può nascere una nuova idea, una nuova identità, e la mia generazione e la vostra a quello deve essere impegnato. Dare l'idea che ci può essere una società nella quale, invece che avere come oggi 10% di ricchi in Italia che detengono il 50% della ricchezza nazionale e in questi 30 anni 1,5 miliardi di poveri in più nel mondo, combattiamo quell'idea di liberismo che ha portato il mondo a immaginare che liberando tutto dallo Stato, dal pubblico e affidava tutto al mercato si colmavano le differenze e le disuguaglianze. È andato esattamente al contrario. Vogliamo ripartire da lì? Rimettiamo al centro la persona, il lavoro materiale, l'impresa e non la finanza, la rendita, la speculazione. Guardate che è un grande elemento questo, che potrebbe anche concertare, condividere e fare in modo che i partiti, spero anche il nostro, possano recuperare un ruolo che non è più totalizzante nella società, ma che dà un'idea di alcuni grandi valori condivisi attraverso i quali provare a fare una grande battaglia che possa essere anche più utile a quello che è. In questo il ricambio generazionale o il ricambio dei tassi energetici ci sta a tutto tondo, perché è uno dei problemi che abbiamo detto prima, anche che riguarda noi. Bisogna chiudere gli ospedali per avere, anche alcuni ospedali periferici vanno chiusi per avere, diciamo, un equilibrio economico nella sanità e anche per avere migliore qualità nella sanità, no? Allora, alcuni piccoli ospedali vanno chiusi, al sud non li chiudono. E quindi, perché non li chiudono? Perché c'è il comitato. Allora, il comitato non rappresenta solo la difesa di un interesse particolare, stiamo attenti. Se il politico pensa che sia la difesa di un interesse particolare, appunto, sta sottovalutando, secondo me, quel comitato, perché io credo che la gente sempre ti dica comunque un pezzo di verità, anche quando fa cose sbagliate, ti dice un pezzo di verità. E lì ti dicono un pezzo di verità, cioè che l'ospedale rappresenta una sicurezza per quella comunità, rappresenta una storia, rappresenta un attaccamento, rappresenta una... Quindi tu devi comunque assumere queste cose, devi assumere nella tua discussione, poi arriverai alla chiusura lo stesso, ma le devi assumere e stare con loro, rassicurarli. E non basta dire, ah, è più efficiente l'ospedale grande e l'ospedale piccolo, sarete curati meglio. Non basta questo atteggiamento, questo è un atteggiamento aristocratico. Tu devi dire con loro che capisci la sofferenza di questa cosa, che è importante questa cosa, che ne comprendi, come dire, tutta la profondità e discutere fino a quando non comprendono che questa cosa si può trasformare in qualcosa di differente. Mi spiego? E perché ho fatto tutto?
No, è finito, sì, parecchio di comando. Ah no, ecco, allora, è per questo che dico appunto che il sindaco che sta con i comitati, discute con i comitati, poi alla fine prende la decisione, è il buon amministratore, che non sottovaluta le ragioni, ma allo stesso tempo non accarezza il pelo, che sa essere pericle nel momento in cui arrivano a casa i morti. Se cammina nel tuo quartiere, cavolo, sono arrivati i morti della guerra di Sparta, ma non puoi dire che si fa le fonti rinnovabili e non pretendere di fare la centrale del massimo. Punto. Questo è dirsi la verità. Punto. La domanda di Alessandro. Sai che se non avessi fatto la domanda a te di dirlo prima di andare via, se mi davate 3 minuti per rispondere a quello? Cioè, nel senso che davvero questa è una delle questioni più cruciali, per la quale oggi attraversiamo anche un passaggio storico, per cui l'altro giorno su un grande quotidiano nazionale c'era un sondaggio alla cui domanda le democrazie sono i sistemi migliori di governo, quasi il 40-35% di chi rispondeva di no. Cioè, c'era una parte che diceva che sono meglio i regimi, perché sostanzialmente di fronte alla politica che litiga tutti i giorni c'è qualcuno che decide, e qualcun altro che diceva sono meglio le democrazie, ma in alcuni momenti storici possono essere più utili i regimi. Peraltro questa discussione ha un fondamento di preoccupazione, perché per la prima volta nel dopoguerra il più grande paese del mondo in termini di numero di abitanti, cioè la Cina, che è un regime, ha dimostrato, dico anche ahimè, che quella che era un assunto per il quale le democrazie combattevano i regimi, anche con i comunisti da questa parte del mondo, era che poi alla fine i regimi non erano in grado di far migliorare le condizioni materiali di vita delle persone, anche per coloro nella cui utopia c'era saremmo tutti uguali. E infatti la sfida che gli Stati Uniti e il mondo occidentale vinse con i regimi comunisti, ad esempio europei, fu quella di dimostrare che le condizioni materiali delle persone, delle famiglie, dei lavoratori, eccetera, erano molto migliori da questa parte. La Cina dimostra per la prima volta che un regime, senza la democrazia interna, cioè solo un partito, sta migliorando notevolmente la condizione di vita di gran parte di quei miliardi e mezzo di persone. Tant'è che oggi cresce all'inizio dell'11%, e per rispondere a una cosa che diceva Graziano, non so se lo sapete, la Cina perché sarà una potenza mondiale? Non solo per quei ritmi di crescita, non solo perché l'anno scorso ha laureato il 20% di ingegneri più che tutti i 27 paesi dell'Unione Europea insieme, quindi pensate il gap tecnologico investendo sui saperi come possono recuperarlo, ma perché la Cina sta acquistando o sta facendo grandi investimenti in Africa. E all'ONU si dice che ha già un 40 voti sicuri ogni volta che si voterà per qualsiasi cosa, perché facendo investimenti su paesi poveri lo fa sia per avere influenza politica, disponendo oggi di ingenti risorse, ma anche perché la sfida delle democrazie, o meglio, le sfide del mondo nei prossimi anni saranno due: l'acqua e il cibo. E provando a investire per avere interi appezzamenti, ingenti pezzi di territorio su cui provare a fare investimenti anche agricoli o dove coltivare, la Cina potrà diventare uno dei serbatoi mondiali dal punto di vista della produzione di cibo. Allora ha senso i partiti e democrazie? Sì, dobbiamo fare quella battaglia lì, perché la storia dimostra che poi in realtà la politica da queste parti cosa è servita? A far progredire coloro che stavano peggio. E della politica, dei partiti, chi è che non ha bisogno? Chi è ricco? Di suo. Perché io sono contro anche che il mio partito dice abolire totalmente il finanziamento pubblico ai partiti? Perché il primo a essere d'accordo, sapete chi è? Silvio Berlusconi, che di quei soldi che arrivano pubblicamente ai cittadini non ha bisogno, l'ha dimostrato in questi anni, ma lo stesso Beppe Grillo che ha un 740 di 5 milioni di euro. E quando hanno fatto la Woodstock a Cesena, nessuno di loro mi è ancora riuscito a rispondere chi ha investito le risorse per fare quella cosa lì. Allora, dobbiamo ridare fiducia nella politica, sì. Dobbiamo fare la battaglia che ha fatto l'Emilia Romagna per ridurre i privilegi, i costi, eccetera. Sì, siamo in ritardo, anche per colpa nostra.
Dimezzare i parlamentari non risolve il problema dell'economia del paese, ma dà un segnale di riconnessione coi cittadini, e peraltro è anche una cosa utile perché funzionerà meglio. Una sola camera legislativa, abolire i vitalizi per i parlamentari. Ma io devo dire anche che da Pericle in poi, siccome Graziano citava Pericle, le democrazie hanno sempre previsto in tutto il mondo così una quota di finanziamento pubblico che fa politica e partiti. Lo dobbiamo ridurre? Sì che lo dobbiamo ridurre. Drasticamente sì. E a cosa lo agganciamo? Alla proposta di legge che il PD farà sui partiti, tutti i partiti, che dovrà secondo me contenere queste due cose. Primo, solo coloro che dimostrano che fanno partecipare democraticamente le persone alla vita di quei partiti, perché la Costituzione assegna che sono luoghi in cui ci si associa liberamente tra uomini e donne. Ma siccome ormai i partiti che fanno i congressi siamo solo noi, tu bisogna che mi dimostri che i partiti non sono personali. Pensate a questo. Perché in tutta Europa e nel mondo delle democrazie occidentali i grandi leader come Obama, come la Thatcher, come Mitterrand, come Kohl, come Aznar, parlo destra e sinistra, non hanno mai pensato di sostituire il nome dei loro partiti con il loro cognome? E in Italia, tranne noi, tutti a destra e a sinistra hanno il cognome di una persona del simbolo, persone rispettabilissime. Non c'è un problema di funzionamento e di credibilità della qualità della democrazia se il destino di una comunità è affidata a singole persone? E allora io dico che per la mia concezione il figlio di un operaio, di un contadino, deve essere messo in condizione di fare politica e poter diventare anche presidente del Consiglio se ne è capace. Ma per fare questo hai bisogno che non sia legato a dove trovare le risorse ed avere anche la possibilità di dimostrare dove le prendi. Allora nella legge per i partiti noi ci dobbiamo mettere che i soldi che i cittadini danno per finanziare i partiti, perché tutti noi contribuiamo, tu devi mettere per legge che tutti i partiti, lo facciamo solo noi adesso, presentino a fine anno un bilancio pubblico fatto da società terze e che ogni cittadino che vuole avere accesso alla banca dati per vedere dove sono stati spesi i soldi lo possa fare. E se tu non mi fai queste due cose, cioè mi dimostri che si partecipa alla vita democratica del partito in cui militi e dall'altra parte non mi fai un bilancio e mi dimostri dove hai speso i partiti, l'anno dopo non ti do più finanziamento pubblico. Sarebbe un modo per provare a riconvertire e uscire dalla demagogia per la quale dopo nel populismo ho fatto politica solo i ricchi come era all'inizio alla fine dell'Ottocento? Ecco, io penso che noi dobbiamo provare a mettere in campo questo meccanismo e che dall'altra parte la politica dica, e ho finito, che ha una funzione se in grado di cambiare la società. Io penso che Bersani e il PD stiano facendo in questo momento una cosa sacrosanta e giusta. Cioè, certo, nasce un governo tecnico, perché altrimenti noi avremmo dovuto fare una maggioranza politica PD, PDL e qualcun altro e non l'avrebbero capita gli italiani. Facciamo un governo tecnico affidato a una grande personalità internazionale nel momento di peggiore credibilità dell'Italia sulla scena europea e mondiale. Lo facciamo perché siamo convinti però che sostenendolo in Parlamento, è dal Parlamento e quindi dai partiti presenti in Parlamento che passeranno i provvedimenti che devono essere approvati. E siccome noi non vogliamo che la politica economica di questo paese la faccia la BCE, siamo convinti che molte delle misure che la BCE, per colpa di un governo che non ha fatto il suo mestiere, siano anche giuste, ma vogliamo intervenire per correggere quelle che secondo noi apparirebbero magari squilibrate. Io ad esempio sono convinto che il PD deve fare una battaglia pubblica, siccome l'ha già detto ma lo dice sottovoce, per introdurre la Tobin Tax a livello europeo. Peraltro il Vaticano si è espresso qualche settimana fa per la Tobin Tax, cioè la tassa sulle transazioni finanziarie, perché sarebbe un modo per avere risorse che le toglie ai più ricchi e le mette a disposizione ai più poveri, se vuoi redistribuire. Sono convinto che dobbiamo fare una battaglia affinché ad esempio il tema delle condizioni materiali in una riforma del lavoro parta dalla riduzione del precariato, no? Che oggi è uno dei drammi che condizionano i giovani di questo paese. Sono convinto che dobbiamo fare una battaglia per la quale appunto la riduzione dei costi della politica la facciamo sul serio e non solo negli slogan. Insomma, se la politica e i partiti saranno in grado, ad esempio per noi adesso c'è davvero, è davvero questo il momento in cui si vede se il PD ha avuto senso farlo, in questo momento, se riusciamo ad essere utili al paese, perché non dobbiamo guardare al nostro 2% in più, e se riusciamo a portare adesso e a contribuire anche noi a portare fuori l'Italia da questo dramma e da questa crisi di credibilità devastante. Se sapremo dare una mano a Monti e al governo che nascerà, lasciando da parte una parte anche delle nostre condizioni, perché ci sarà da mediare sui provvedimenti che faremo, beh, io penso che quando torneremo alle elezioni i partiti, la politica, potranno recuperare e riacquistare credibilità e credito. Altrimenti, certo, rischia di essere una partita drammaticamente a rischio di essere sconfitta, ma io penso che il ruolo della politica debba proprio essere quello, cioè darsi l'idea di cambiare materialmente le condizioni della società in cui l'hai trovata. E io penso che essere riformisti sia questo,
alzarsi la mattina e dire cos'è che devo cambiare. Questo vale nel governo quotidiano, nel governo del paese, e credo sia questa davvero la prerogativa che andiamo in campo. Ho finito, scusate se ho parlato troppo. Qual è il problema nostro? Noi parliamo troppo di persone. Io ho sempre detto, quando un partito parla troppo di persone, di nomi e cognomi, e poco di cose, di idee, di contenuti, è un partito che può anche trovare il leader del futuro. Ma siccome io credo che non abbiamo bisogno solo del salvatore della patria, ma di un grande collettivo di idee che si mettono insieme, anche con grandi leader che spero troveremo, io penso che noi avremo fatto un passo in avanti per recuperare quel distacco, quel solco drammatico che anche per colpa nostra in questi anni abbiamo acuito tra cittadini e credibilità della partita e della politica di governo. Non c'è un po' nella proposta di Renzi il rischio che andiamo in cerca, io dico, di un berlusconismo onesto? Cioè, berlusconismo è stata devastante, l'etica pubblica, la corruzione, a lui e ai suoi sgherri non daresti in mano neanche 5 centesimi. Ma non c'è il rischio che ci piaccia però comunque l'idea della disintermediazione, di un guru e di tante persone che sono lì a guardare, scrivono sul blog, si sfogano, ma poi in realtà rischiano di contare poco e niente. Io, se dovessi proporre un nuovo tema, ad esempio, delle prossime volte, direi la tripartizione dei poteri. Non la sa più nessuno, l'esecutivo, il legislativo e il giudiziario. Io credo che non sappia più nessuno. Uno dei drammi del berlusconismo è stato anche quello di tentare di annullare completamente questa roba qui. Grazie. Mi pare che la domanda si riferisca molto a quella che ha accennato leggermente Alessandro. Vai Matteo. No, se avessi la consapevolezza di dare un contributo di proposta a Leopolda, dovresti dire contribuire a uno studio dolce, l'avremmo fatto. Io penso che siamo di fronte alla sincera volontà di provare a costruire qualche elemento di proposta per spostare una discussione che era solo su vasto, alleanze, nomi e cognomi. Io tra l'altro le 100 proposte non le condivido nemmeno tutte, ma quando abbiamo chiuso la televisione abbiamo detto sono venute fuori queste cose e su queste cose si apre una discussione. Tanto è vero che la fase 2 sarà mettere in disponibilità le proposte, aprire anche un lavoro di eliminazione, di modifica, di cambiamenti. Io penso che il PD abbia bisogno di questa discussione più partecipata, della quale anche voi avete fatto cenno. Io rispetto al mio capo corrente mi consento solo di dissentire su un punto, cioè se l'affermazione è non discutete di Bersani e D'Alema, vabbè la sottoscrivo, ma l'affermazione il partito non sia troppo oggetto della vostra riflessione, io la mia firma non ce la metto, perché io vedo e troverò a lottare contro questa espulsione il rischio che il partito senza questa modalità, senza questo modo di discutere, si dissolva. Io vedo che questo partito, che è l'unica barlume testimoniante di una democrazia che ci rimane in questo sistema, però ha bisogno di un'elezione vera, perché altrimenti fa come quello della barzelletta, no? Che dice mio nonno è morto sereno nel sonno, non come i 30 passeggeri dell'autobus che guidava. Ecco, io non vorrei che noi, cioè, non ci accorgessimo che c'è un paese che va accompagnato, ascoltato e ci occupiamo invece di noi. Se l'invito di Graziano era di non preoccuparci solo della nostra morte dolce, lo sottoscrivo, ma che non sia un disimpegno rispetto alla necessità di avere una politica molto più partecipata, un po' più di...